L'aula ha approvato le sue linee programmatiche, con oggi si può dire che si parte col lavoro? Sì, il lavoro non si è mai fermato, per la verità, per quanto mi riguarda, perché c'è stata soluzione di continuità, stiamo lavorando tantissimo, le linee programmatiche dettano un po' la linea su cui si vuol lavorare, su cui si vuol imbastire tutta la nostra azione, ma sono linee programmatiche aperte al confronto istituzionale e politico, quindi l'ho detto l'altra volta, lo ribadisco adesso, da parte mia c'è l'apertura concreta ed effettiva per un dialogo istituzionale molto ampio, senza pregiudizi nei confronti di nessun'area politica e di nessun consigliere. Altra cosa poi sono le valutazioni, diciamo, di tipo politico, che poi attengono anche ad alcune scelte che si faranno nelle prossime ore. Ecco, il Partito Democratico ha accolto questo suo, diciamo, appello a lavorare insieme, mentre invece il Movimento 5 Stelle già da oggi si è espresso in maniera contraria rispetto al suo programma. Ma al di là del voto rispetto al programma, dove ho visto una perfetta sintonia tra Forza Italia e Movimento 5 Stelle, mi pare che tutti invece convengono sulla cooperazione istituzionale. Da parte mia non c'è nessuna volontà di delineare accordi politici. La proposta politica e l'alleanza politica è con il gruppo De Magistris Sindaco, con cui siamo andati alle elezioni e abbiamo avuto uno straordinario risultato di 9. Poi c'è la volontà di cooperare da un punto di vista istituzionale per il miglior funzionamento della città metropolitana con tutte le forze in campo. Poi sta a noi essere bravi a convincere tutti a dialogare nell'interesse collettivo, dall'altra parte c'è qualcuno che magari accoglierà meglio questa richiesta al dialogo e chi fa chiusure di tipo preconcetto e pregiudiziale. Qua noi abbiamo un unico interesse, che è quello dei territori, dei cittadini della città metropolitana, e garantire servizi, perché qua non si fanno ampie strategie politiche, perché la legge della città metropolitana deve ancora maturare, deve ancora crescere, c'è da riformare lo statuto, gli ambiti omogenei, bisogna arrivare a un'elezione diretta, un'elezione diversa, probabilmente diretta del sindaco della città metropolitana. Qua dobbiamo garantire scuole, come io sto facendo, più sicure, investimenti importanti sul dissesto idrogeologico, sull'ambiente, sulle infrastrutture, sulle società partecipate, e sinora questo è stato fatto esclusivamente o quasi con la mia forza di volontà in quanto sindaco, individuato per legge in base al fatto che sono stato eletto come sindaco di Napoli. Vediamo chi vuole cooperare su questi punti. Chi non vuole cooperare vuol dire che non vuole dare il suo contributo perché le scuole funzionano meglio, perché le strade siano migliori, perché ci sia un ambiente più salubre, perché funzionino meglio le società partecipate. Questo è il livello di cooperazione istituzionale, all'interno del quale poi c'è anche una dialettica politica, perché non so se siamo tutti d'accordo per esempio a fare una grande azienda di igiene urbana, una grande azienda del trasporto, o di non volere per esempio inceneritori o non volere discariche. Su questo, all'interno della cooperazione istituzionale, si apre anche una dialettica politica, quindi io continuo a ritenere che anche Forza Italia e anche il Movimento 5 Stelle vogliono avere un livello di cooperazione istituzionale. Se poi invece vogliono fare solamente attività di ostruzionismo o votare contro perché sono politicamente contro, se ne assumono loro, come dire, le responsabilità. Qua stiamo per lavorare nell'interesse dei 3 milioni e mezzo di cittadini a città metropolitana. Io lo sto facendo, finora l'ho fatto quasi da solo, mi auguro nei prossimi mesi, nei prossimi anni, di farlo insieme ad altri.